Il 10 febbraio è la giornata del ricordo, in cui si celebra la storia di persone perseguitate e uccise senza ragione. Un modo per rendere gratitudine alle vittime di tragedie epocali come le foibe. Grazie ai loro sacrifici abbiamo conquistato la pace e la democrazia. Celebrazioni anche a Padova, alla presenza delle alte cariche cittadine e di chi rispolvera i segni indelebili del proprio passato. Vengo da Zara, dalla Dalmazia. Era ora che finalmente qualcuno se ne ricordasse. In compenso, essendo io stato andato dopo Zara a Gorizia, ho vissuto la tragedia delle foibe, perché nel 1945 ho visto la gente buttata nelle voragini carsiche. Coinvolto nelle iniziative anche il liceo Tito Livio, che insieme al comune di Padova organizza ogni anno un viaggio a Trieste, in visita alla risiera di San Sabba e alle foibe di Basovizza. Solo se abbiamo una consapevolezza di ciò che è stato, di ciò che è successo, di che cosa l'uomo è capace nel bene e soprattutto in questo caso nel male, noi potremmo pensare di costruire un presente e un futuro a misura di uomo. La giornata del ricordo è istituita dal 2004, un'iniziativa arrivata forse in ritardo di qualche decennio. Abbiamo pagato il prezzo delle ideologie, il prezzo degli schieramenti contrapposti, il prezzo del muro contro muro, per cui solo nel 2004 siamo riusciti ad arrivare ad una condivisione sulla lettura di quanto è successo e sulla volontà di non dimenticare, ma di trarre insegnamento dalle violenze e dalle angherie che purtroppo molte persone, molti italiani e non solo, hanno subito in questo Novecento. La politica non ha etica. E conseguentemente abbiamo dovuto vivere dei periodi nei quali per esigenze politiche questi ricordi, cioè gli accordi con la Jugoslavia, non infastidire il maresciallo Tito, eccetera, abbiamo dovuto vivere dei periodi in cui la politica ha dovuto tacere, anche perché probabilmente chi questi giorni non li ha vissuti non può sapere cosa sono stati.